carenziato di libri. Quando Marcello mi ha proposto questa cosa, sono rimasto un po' così perché ho detto, subito ho pensato a qualcuno che lo doveva interpretare. E l'intenzione di un diario è un'intenzione diversa da quella di un libro, cioè il diario in effetti, comunque tu la voglia mettere, è vita vissuta. E un'altra persona non avrebbe potuto reinterpretare le emozioni che io vivevo nel momento in cui scrivevo quelle cose come le avrei potute interpretare io. E io non lo volevo interpretare perché non mi trovavo adatto, non avevo mai avuto esperienze davanti al microfono e quindi mi sono trovato un po' in imbarazzo. Abbiamo fatto delle prove e non ero convinto, però Marcello, che ha maestria e arte in questa in materia, mi ha detto guarda, secondo me se noi lo ridisegniamo e creiamo un sound design ad hoc probabilmente riusciamo veramente a rendere l'idea. E io insistevo con il libro, con la versione cartacea. Poi, col senno di poi, devo dire che la versione cartacea in effetti è quella di MySpace, cioè la cosa da leggere in effetti è la MySpace. Questo ha dato quel valore aggiunto che è stata la libera interpretazione che ognuno ci metteva quando andava a leggere. Cioè l'intenzione che dà una persona quando va a leggere qualche cosa la rendono al 100% i suoni, l'atmosfera ricostruita all'interno di questo ciclo. Dedico questo mio diario a tutte le persone che non trovano il coraggio di cambiarsi, di scegliere, di decidere. Lo dedico a chi vive da 8 anni una storia d'amore finita 8 anni fa, a chi preferisce distruggere la vita degli altri piuttosto che costruire la propria. Benvenuti a Caio Blanco, la mia isola. Questa è una storia vera.